Non si era mai visto da nessuna parte, ma gela è successo. In città, attraversata da numerosissimi problemi, non si fa altro che parlare della vicenda politica che interessa il Partito Democratico. A Gela, infatti, ci sono due segretari. Uno è Peppe Di Cristina, l'altro è Fabio Colorà. Ed essendoci due segretari, ci sono due partiti. Almeno così sembra. Il segretario regionale, Fausto Laciti, sgombra il campo e sottolinea che l'unico segretario è Peppe Di Cristina, eletto qualche settimana addietro nel corso del congresso che si è svolto nei locali dell'Hotel Sileno. È Di Cristina perché c'è stato un congresso, c'è un ricorso pendente fino a che non si pronuncia la commissione di garanzie, è Di Cristina. Domenica scorsa al Teatro Eschilo si è svolto il controcongresso voluto dall'ala renziana e proprio in quell'occasione è stato eletto segretario Fabio Colorà. Raciti, ma cosa contesta l'ala renziana? È giusto e legittimo fare ricorsi se non si condividono le regole, non è giusto dare la rappresentazione dell'esistenza di due PD. Si aspetta l'esito del ricorso in commissione di garanzia regionale, dato che in provinciale è stato già respinto, in quella provinciale, e poi si ragiona di politica e non di sciocchezze. Tutto quello che sta accadendo a Gela non fa il bene del partito. Le chiediamo, Fausto Laciti, ma come si può uscire da questa situazione imbarazzante? Io ritengo che Gela abbia problemi più seri che preoccuparsi di quanti segretari di circolo abbia il PD, per esempio la vicenda Eni. E che il PD dovrebbe occuparsi di questo piuttosto che limitarsi a rappresentare all'esterno le proprie liti interne.